Benvenuto a tutti i partecipanti all'incontro su formazione, sviluppo di competenze e progettualità per l'innovazione del turismo. Siamo in compagnia di due dirigenti di prestigiose istituzioni italiane, Marina Ambrosecchi, presidente di UET, la Scuola Universitaria Europea per il Turismo, Anna Maria Nicchiarico, amministratore delegato di Tecnopolis, il parco tecnologico e scientifico a Bari. E allora, il tema penso che sia abbastanza intrigante e direi strategico in questa fase del sistema turistico italiano. Io sarò molto breve in questa mia introduzione, nella quale mi piace dire che per sviluppare competenze occorrono scuole, non corsi di formazione, così per dirla un po' provocatoriamente. E qui ci troviamo di fronte a due testimonianze di scuole di formazione, ovvero di realtà che hanno, diciamo, queste tre caratteristiche, secondo me, che quelle che poi definiscono una scuola di formazione. Innanzitutto dei valori e una vision e quindi una chiara proposta culturale, un grande radicamento nel territorio o nei territori e poi dei maestri, la messa in pista nelle loro attività di esperti, persone capaci di far sviluppare competenze, quindi di lavorare sul tema dell'accompagnamento, in particolare delle giovani generazioni. E per fare innovazione, come sappiamo tutti, occorre sviluppare metodo e creatività, facile a dirsi, ma poi difficile da implementare in progetti e programmi. Ma è quello che da anni svolgono queste due istituzioni, peraltro condotte da due dirigenti di grande esperienza, e quindi ci faremo raccontare esperienze e progetti che hanno condotto in tanti anni di attività di queste realtà ormai consolidate nel nostro territorio e tutto quello che magari negli ultimi tempi hanno sviluppato per quello che potremmo chiamare, quello che tutti auspichiamo, un nuovo rinascimento del turismo e del sistema Italia in generale. Come voi sapete, il turismo italiano, in particolare il settore alberghiero e quello delle agenzie viaggi, diciamo in genere dell'intermediazione, hanno caratteristiche strutturali che purtroppo rischiano di penalizzare l'innovazione, quindi ancor più, diciamo, è fondamentale un'azione veramente rinnovatrice di metodi, modalità e capacità progettuali e di riorganizzazione, di innovazione dei diversi contesti di impresa. Come avranno modo, penso, di raccontarci, il tema dell'innovazione è ovviamente molto legato al tema della sostenibilità, vedi l'Agenda 2030, e quello delle nuove tecnologie che tanto hanno stravolto, modificato, cambiato i paradigmi nel settore del turismo e che tanto potranno ancora farlo nel prossimo futuro. Ovviamente c'è il grande tema dell'accessibilità, dell'educazione alle nuove tecnologie e quindi avremo il piacere di discutere di questi temi. E allora io do la parola, dando nuovamente il benvenuto ad Anna Maria Nicchiarico, amministratore delegato di Tecnopolis, il parco tecnologico e scientifico dell'Università di Bari. A te, Anna Maria. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a te per questo invito. Spero di intrattenervi nel tempo previsto raccontandovi, ecco, soprattutto la parte che è già stata evocata, che è quella delle esperienze che andiamo facendo. Per fare questo e soprattutto per essere più concisa e per lasciarvi anche una traccia, preferisco usare delle slide giusto perché in ognuna di queste ho cercato di sintetizzare alcune delle cose utili. Quindi adesso provvedo a condividere il mio schermo. E quindi permettetemi due parole proprio velocissime sul chi siamo, perché non ho pretese di avere una fama, visibilità super estesa.
Tecnopolis è una creatura molto particolare, nel senso che appartiene alla grande famiglia dei parchi scientifici e tecnologici, ma lo è diventato in un tempo in cui i parchi erano veramente molto pochi, espressione quindi di un'università che già voleva prestare parte delle sue competenze, dei risultati di ricerca o quant'altro al territorio. Oggi il parco è, secondo diciamo, una denominazione più aggiornata, una società partecipata, controllata dall'Università di Bari e quindi viene di solito identificato come uno dei principali strumenti della cosiddetta terza missione, cioè di quella attività che le università svolgono che viene dopo la ricerca, dopo la didattica e che raccoglie un pochino tutte quante le preoccupazioni e le attenzioni che l'università ha per il territorio circostante. Ovviamente cosa può fare un'università? Beh, parecchie cose, nel senso che già uscire dai laboratori, dai posti, dagli studi dove si fanno ricerche per cercare di portare queste ricerche sul territorio e aiutare le imprese è già un primo importante risultato. In realtà il parco tecnologico mette anche a disposizione infrastrutture e risorse pregiate per le imprese, soprattutto ad alta tecnologia, promuove in generale la diffusione dell'innovazione, questo sia verso le imprese private che verso la pubblica amministrazione, che anch'essa non può rimanere indietro, altrimenti una componente importante del sistema, del percorso, sarebbe carente. Ha in più una vocazione da sempre di incubatore, quindi promuove e accompagna la crescita di piccole imprese, che siano spin-off dell'università o start-up in generale, diciamo, raccolte sul territorio. E infine fa tutte queste cose anche insieme ad altre strutture simili all'interno di progetti di cooperazione internazionale. Ecco, questo è un concetto molto importante perché apparentemente lontano dalle altre cose che ho detto, invece diciamo che noi le aziende che aiutiamo a iniziare e a partire nascono già internazionali di fatto e credo che mai come nel settore del turismo questo sia abbastanza ovvio o perlomeno insomma doveroso. Rispetto a questo, ecco, le attività più in dettaglio che facciamo sono appunto quello di favorire localizzazione di imprese all'interno del parco. Attualmente abbiamo 32 società, quasi tutte di informatica, telecomunicazione e microelettronica. Perché? Perché nel parco ci sono degli elementi tecnici importanti, una rete ad alta velocità, un servizio di sorveglianza particolare, una serie di attenzioni, per esempio l'essere H24 aperti è una cosa che alle piccole imprese serve tantissimo. Molti di loro lavorano il sabato, la domenica, la notte, indifferentemente, anzi qualcuno lavora più la notte che il giorno. Quindi, come dire, il parco risponde con delle caratteristiche particolari a questa richiesta. Quindi funziona come incubatore di imprese innovative. Abbiamo a disposizione, purtroppo devo dire avevamo perché li abbiamo dovuti chiudere per il Covid, oggi il co-working è di fatto impossibile, è l'ultima cosa che ci viene in mente di organizzare. E comunque abbiamo degli spazi che fino diciamo, al marzo scorso erano dedicati collettivamente come spazi di lavoro collettivo. Ci occupiamo di procurare anche per le nostre aziende opportunità di cooperazione transnazionale, in particolare di quella cross border, cioè quella frontaliera, quella con i paesi a noi più vicini. Perché? Perché è ovvio che per le aziende è una notevole semplificazione interagire con realtà che sono intanto molto simili e poi anche facili da raggiungere, ben collegate e così via. In questo lavoro, quindi soprattutto nel trasferimento di risultati dalla università alle imprese, aiutiamo anche a sviluppare progetti di ricerca applicata in modo tale che sostanzialmente già quando parte il progetto ci sia un destinatario finale del progetto stesso. Per esempio adesso stiamo sviluppando in particolare una nuova tecnologia per l'estrazione dell'olio, che è una delle nostre insomma tipicità regionali, nonché una miniera d'oro insomma dal punto di vista
della materia prima e lo stiamo facendo direttamente con le imprese che utilizzeranno, che produrranno insomma le macchine di natura innovativa che usciranno da questo progetto di ricerca. E ultima cosa, ma molto collegata al tema della giornata odierna, ci occupiamo di quelli che si chiamano i profili ibridi, cioè quelli che non appartengono a un canale formativo istituzionale classico, ma vengono ottenuti attraverso ibridazione, cioè mettendo insieme competenze molto diverse fra di loro, ma oggi richieste dal mondo del lavoro. È inutile che vi dica che oggi competenze di project management, di gestione di gruppi di lavoro, di tecniche, tecnologie di natura informatica, dello stesso inglese, sono ormai delle competenze che servono un pochino a tutte le professioni e quindi fare training di questo tipo, mescolando competenze appartenenti a mondi diversi, forma sicuramente persone più vicine al mondo del lavoro di quando sono uscite dai percorsi professionali. Una particolare attenzione viene riservata all'educazione di tipo imprenditoriale, e questo perché ovviamente se aiutiamo aziende a partire, se aiutiamo aziende a cambiare, dobbiamo necessariamente dare quel tipo di formazione che gli permette di partire nella maniera corretta. E questo lo facciamo in una serie di settori su cui ovviamente non entrerò perché non c'è il tempo, ma voglio sottolinearvi innanzitutto l'innovazione nel turismo, che è parte insomma di questo evento odierno, ma anche la sua relazione con quello che è il mondo delle imprese culturali e creative. Lo vedremo dopo nella mia presentazione delle attività, come queste due cose si sono ormai nel tempo proprio coniugate e in qualche modo stanno cominciando a viaggiare con reciproco vantaggio insieme. Il turismo perché si avvale di elementi di cultura sicuramente utili a promuovere destagionalizzazione, luoghi meno conosciuti, insomma una serie di slogan che penso se vi occupate di turismo conoscete perfettamente, ma dall'altra parte le imprese culturali e creative ricevono maggiore finalizzazione su target di turisti con esigenze del tutto particolari. Quindi sono proprio due mondi che stanno lavorando insieme con reciproci vantaggi. Anna Maria, detto, e con questo la mia introduzione è terminata, chiedo al moderatore se vuole che vada avanti oppure perché poi devo cominciare con gli esempi pratici. Sì, io ti ringrazio, penso che hai dato una prima presentazione di Tecnopolis e quindi subito dopo possiamo poi raccontare progetti e iniziative che avete in corso. Passerei la parola a Marina Ambrosecchi, presidente di WUET, Scuola Universitaria Europea per il Turismo. Grazie di essere con noi. Prego Marina, un'introduzione alla WUET in modo tale che poi come seconda parte affrontiamo qualche tema più specifico legato alle vostre esperienze in atto. Grazie a voi tutti, grazie ad Artes per avermi invitato oggi e poter così confrontarmi con degli interlocutori importanti come appunto la dottoressa Anni Chiarico. UET in realtà ha questa sigla perché nasce da Unité d'enseignement du tourisme, nasce negli anni 90 in Francia ad opera di un tour operator che era molto importante, Nouvelle Frontière. Perché è importante? Perché in realtà curava il processo di produzione dalla concezione del prodotto turistico fino poi alla verifica della spendibilità sul finale nel tipologia verso clienti definiti. Ora, questa matrice francese io ho cercato di continuare ad applicarla nel momento in cui ho avviato poi le sedi in Italia. Oggi abbiamo sedi a Milano, a Roma, abbiamo due sedi in Sicilia e abbiamo ugualmente aperto anche delle sedi in Cina, in India, delle sedi operative e a Colombo. Questo perché? Perché, come giustamente diceva la dottoressa Anni Chiarico, ci sono degli elementi che sono assolutamente imprescindibili dal nucleo che forma appunto il concetto medesimo di turismo, che è l'internazionalità.
Oggi noi non possiamo affrontare il fenomeno turistico se non abbiamo ben chiare tutte le connotazioni e le componenti che fanno sì che questo fenomeno non possa essere unicamente collegato ad un territorio definito, ma devono essere in grado queste componenti di comprendere altresì quali sono le dinamiche che fanno sì che un fenomeno possa essere spendibile e attraibile anche nei confronti di turisti, clienti esterni. Quindi la nostra istituzione, che come giustamente diceva all'inizio Ettore, non è un'erogatrice di semplici corsi, ma è una scuola strutturata, rappresenta proprio un collegamento fra quello che è il mondo dell'attività del comparto turistico vero e proprio e il mondo della formazione, che deve essere in grado di poter rispondere a delle esigenze specifiche che emergono da un comparto specifico. Oggi noi non possiamo parlare in modo così allargato di turismo perché sbaglieremmo. Oggi noi dobbiamo parlare di turismi, poiché tante sono le forme del turismo e per ogni nicchia che il turismo che viene preso in esame deve avere una figura professionale con delle competenze specifiche e degli strumenti specifici, tali da far sì che la figura professionale in uscita possa poi trovare una sua reale spendibilità nel mercato del lavoro. UET oggi non forma soltanto professionisti che possano essere spendibili nel settore del tour operating, ma forma professionisti che siano ugualmente spendibili a vari livelli anche nel mondo dell'ospitality. Ma dietro tutto ciò c'è in realtà un profondo lavoro di ricerca, poiché è molto importante comprendere anche quali sono le variabili di un settore che è in continua evoluzione. Direi che oggi ci sono appunto quattro aspetti che simultaneamente devono essere tenuti presenti, che sono appunto il training, sono la technology e tutto ciò è collegato al trade del prodotto turistico finale che ne emerge, e tutto ciò fa poi il turismo, inteso però sempre come diciamo puzzle costituito da tante forme di microturismi. Ecco, noi stiamo vivendo un momento assolutamente unico, epocale, che è appunto quello che ha messo in discussione, il Covid ha messo in discussione quello che erano appunto un po' i trend consolidati della crescita turistica che c'era in Italia. Eravamo vicini a un, come appunto turismo, un 13% del PIL nazionale e improvvisamente dall'oggi al domani questa crisi economica ha bloccato questa crescita e non solo l'ha bloccata, ma ad oggi assistiamo ad una decrescita che circa il 70-75% nell'ambito della produzione turistica, sia intesa come flussi in entrata che addirittura come elementi di trasporto turistico globale e prodotto turistico globale. Di fronte a questo, il quesito è come noi possiamo porci e quali potrebbero essere le soluzioni per una rinascita del turismo stesso. Ecco, noi come istituzione abbiamo il dovere di essere estremamente agili e attivi nei confronti di nuovi percorsi formativi che possano essere rispondenti a questa rivoluzione di cui noi oggi siamo attori importanti. E certamente abbiamo delle indicazioni che sono collegate essenzialmente a due aspetti importanti. Uno, come si diceva poc'anzi, legato alla tecnologia che è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano e l'altro legato anche ad un aspetto che collega l'uomo al centro, il viaggiatore al centro del processo produttivo turistico. E questo è molto importante perché assistiamo e assisteremo anche ad un cambiamento di quelle che sono le abitudini sociali del viaggiatore, del turista, e sulla base di questi cambiamenti noi dobbiamo essere pronti ad proporre dei nuovi scenari,
scenari che non potranno neanche prescindere, ma dovranno integrare in modo forte anche gli aspetti attinenti alla safety, perché chiaramente il nostro, diciamo, ruolo sarà quello di comprendere quali sono gli strumenti gestionali per poter anticipare e gestire una nuova ed ulteriore crisi, no? Quindi il management del crisis risk management sarà un aspetto imprescindibile nei nostri nuovi itinerari di formazione. Grazie Marina, ma di questo ci racconterai di più e meglio fra un po'. Io ricordo nel frattempo che vi sto facendo vedere la videata sulla sul portale della BITESP. Voi avete il vostro evento e avete l'icona questions, e quindi qui potete rivolgere, cliccando potete rivolgere le domande alle nostre relatrici. Io passo nuovamente la parola ad Anna Maria Annichiarico, ringraziando Marina Ambrosecchi, che ha sinora presidente UET, ha introdotto il tema a partire dall'attività di UET. E allora interrompo la condivisione in modo tale che Anna Maria Annichiarico ci mostra e ci racconta un po' di progetti interessanti che Tecnopolis sta portando avanti. Sì, rieccomi qui, riparto dai settori di cui avevamo parlato e entro immediatamente nel merito delle attività. Una piccola premessa, diciamo, metodologica. Occorre che ci procuriamo di solito un sostegno finanziario per quello che vogliamo fare. Non è mai facile farsi pagare né la consulenza dalle aziende in una fase assolutamente preliminare della loro vita, e a volte nemmeno molto una formazione che non produce, che ne so, crediti formativi piuttosto che un titolo riconosciuto. Allora cosa facciamo per lavorare? Per lavorare siamo noi che ci procuriamo il denaro per fare queste cose, forti del fatto che il turismo è al centro delle attenzioni di una serie di programmi comunitari. E per noi, tra l'altro, alcuni di questi programmi ci sono proprio particolarmente vicini da un punto di vista geografico. Quindi troverete l'Italia, Albania, Montenegro, che è uno dei tanti Interreg che l'Unione Europea sostiene, insieme al Grecia Italia oppure al programma Adriatico Ionico. Sono i programmi che sono territorialmente di nostra, diciamo, competenza. Nel programma cosa è possibile fare? Cosa c'entra? Cosa arriva poi alle persone o alle aziende? Allora, diciamo che l'elaborazione teorica e dell'approccio è la nostra, però i risultati e lo sviluppo che viene fatto durante il programma è sempre condotto insieme alle persone o insieme alle imprese per conseguire rispettivamente o l'ottenimento di un percorso di, in questo caso, capacity building, non lo chiamiamo nemmeno corso di formazione, è proprio un percorso di costruzione di capacità, oppure interventi diretti sulle aziende. Quindi nelle quattro slide che ho preparato per questa parte sono presentati, io poi ovviamente le lascerò all'organizzazione, quindi potete rileggerle con calma, sono presentati questi quattro progetti, tutti diversi fra di loro, ma tutti coerenti rispetto a un punto di vista che è quello di aiutare la crescita economica della nostra regione attraverso lo sviluppo dell'attività turistica. Ecco che quindi ci si arriva in tanti modi. Farsi finanziare un unico grande programma con tanti soldi, difficilissimo, invece con delle azioni andiamo a costruire i tasselli di un mosaico. Allora, il primo di questi, che è condotto in cooperazione con Albania e Montenegro, vuol dire che ci assumiamo anche in qualche modo una responsabilità di tirare i colleghi di questi paesi a, addirittura, come hanno fatto già per altre cose, saltare delle tappe intermedie che noi abbiamo percorso e piombare direttamente sul nuovo, sull'innovativo. In questo caso parliamo di smart destination, quindi parliamo, diciamo, di un turismo che si modifica, ecco, diventa i turismi, come giustamente diceva Marina poco fa. In questo, naturalmente, non è che sono delle nostre invenzioni. L'approccio che abbiamo utilizzato in questo caso
e quello ancora una volta europeo del Living Lab. Living Lab vuol dire laboratorio in cui gli enti locali, le istituzioni, le imprese private, i singoli cittadini apportano un contributo di idee, di proposte, anche di problemi per risolvere una certa situazione. In questo caso il Living Lab ha prodotto una esigenza di costruire delle capacità in un profilo assolutamente nuovo di organizzatore dell'offerta turistica, che non ha nemmeno un nome, ve lo devo dire onestamente, perché è un mix di tante cose che si devono fare, che vanno dall'organizzazione ovviamente di viaggi e spostamenti a una corretta informazione, alle mappe e ai navigatori per spostarsi su un territorio, fino alla promozione di esperienze che possano essere vissute dal turista e che naturalmente proprio in quanto tali vanno costruite e messe a disposizione attraverso comunicazione, linguaggi di pubblicità e così via. Quindi un percorso di capacity building, questo è un progetto che è ancora in corso, come vedete nella parte inferiore della slide finisce nel mese di febbraio. Abbiamo attualmente in aula, proprio impegnati in aula sempre virtuale naturalmente, impegnati nelle 40 ore di capacity building, 28 persone che si sono candidate da tutta la regione. Questo è stato un grande vantaggio, diciamo, dell'online. In altre occasioni era più difficile avere persone che andassero dal Gargano al Salento. La Puglia è lunga, sono 400 chilometri, e quindi invece abbiamo praticamente coperto l'intero territorio regionale. Stanno sviluppando le proprie capacità, ma soprattutto convergeranno in una progettazione di nuovi itinerari basati sul concetto della Smart Destination, coinvolgendo anche altri soggetti pubblici e privati, quindi con un approccio assolutamente partecipato e speriamo anche costruttivo. Comprenderete anche quanto è importante questo esempio, questo traino che stiamo facendo per i colleghi sia dell'Albania che del Montenegro, che ci seguono in questo percorso affiancando i loro di imprenditori, le loro di idee e iniziative. E quindi con questo tassello copriamo questa parte del nostro approccio al problema. Le Smart Destination, un aiuto a trovare esperienze interessanti che possano essere proposte, coinvolgimento degli operatori pubblici e privati, partecipazione da parte di tutti per essere inseriti in questi percorsi. Altro progetto, Grecia-Italia, sono gli altri nostri dirimpettai. Qui abbiamo puntato su un altro problema cruciale che abbiamo, ed è quello dei trasporti. E il programma di cooperazione in questo caso ha molti assi, ma noi abbiamo scelto di lavorare sul tema trasporti per il turismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo aiutare la nostra regione a promuovere un turismo che non impatti troppo sull'ambiente, che si serva il più possibile di quelli che sono i mezzi meno inquinanti e meno, che meno rovinano in qualche modo l'ambiente circostante. E questo lo stiamo facendo insieme ai colleghi di Patras della regione della Grecia occidentale, ma insieme anche a due realtà locali che sono la provincia di Taranto e il comune di Ostuni, con un insieme di strumenti pratici, dei costruttori di mappe specialistiche per turisti, che permettono di scegliere e selezionare un itinerario sulla base degli interessi delle singole persone, e che domani potranno tranquillamente anche diventare degli importanti veicoli pubblicitari per tutto quello che è l'offerta collaterale al bene turistico-culturale. E questo si spera che, insomma, sia il futuro, stiamo lavorando per questo. Anche questo progetto è in corso, finisce nel mese di gennaio, i prodotti sono già realizzati, si possono vedere sul sito del progetto che si chiama
investment. E vedete, sin dal nome evocava servizi innovativi per spingere l'industria, per spingere l'economia dell'industria turistica. Quindi anche nel suo titolo coerente con quello che dicevo. E questo è il secondo tassello. Terzo tassello, un altro programma sempre del percorso Italia-Grecia, che è l'anello di congiunzione con quello che accennavo prima, che sono le imprese culturali e creative. Allora, credo che nessuno di questi due settori possa vivere più separato dall'altro, ammesso che mai lo sia stato, perché sappiamo benissimo che l'Italia è sempre stata una destinazione di eccezione, di elezione proprio per la parte della cultura, che di quello che riusciva ad offrire. Oggi aggiungiamo l'aspetto delle imprese anche creative, quindi non solo cultura, ma anche creatività, proprio grazie a quel desiderio, quella voglia, si diceva prima, di offrire turismi. Quindi io mi creo un itinerario che è tutto mio, perché sceglie le cose e gli aspetti della cultura che preferisco, ma me li fa vivere con una serie di esperienze di natura anche creativa, mani in pasta e esperienze che faranno la differenza. Ecco, questo progetto è proprio, l'abbiamo chiamato acceleratore transnazionale, perché di fatto abbiamo incubato, scusate il termine bruttissimo, però questo così si usa, abbiamo incubato un certo numero di nuove idee che metteranno insieme questi due fattori e rappresenteranno anche qui un altro aiuto e un'altra spinta verso uno sviluppo inclusivo e uno sviluppo che sia anche rispettoso dell'ambiente. Quarto ed ultimo elemento di questo percorso è l'ultimo nato, è un progetto che appartiene invece al filone della regione adriatico-ionica, quindi molto più vasto, non è un frontaliero, insomma, tant'è vero che, come vedete, ci sono oltre agli italiani la Croazia, la Grecia, la Slovenia, la Serbia e la Bosnia. Questo nostro rivolgersi ai Balcani è auspicato dall'Unione Europea e chiaramente rappresenta anche qui la possibilità di fare leva su tante cose. Nel tempo lo abbiamo scoperto, i Balcani non sono un'area conosciutissima da gran parte di noi, dobbiamo dirlo, forse perché per molti anni sono stati chiusi, tra virgolette, quindi non è che ci fosse un folle turismo verso la ex Jugoslavia o l'Albania o il Montenegro. Bene, da quando invece abbiamo superato tutto ciò, abbiamo cominciato a capire meglio, ci siamo resi conto di quanti elementi di invece contiguità ci fossero e quindi di come veramente possiamo pensare di sviluppare insieme anche qua iniziative ibride che mettono insieme la parte culturale, quella creativa e quella del turismo. Quindi anche qua incubatore di idee, incubatore di nuove imprese, altre opportunità che andiamo a offrire direttamente ai soggetti imprenditoriali. Concludo con l'ultimissima cosa. Non è un progetto internazionale, questo invece, se non in molto indirettamente, finanziato dall'Agenzia per la tecnologia e l'innovazione della Regione Puglia, siamo diventati una factory, che vuol dire siamo diventati un luogo dove i giovani e giovanissimi, ma anche i meno giovani, che hanno un'idea, vogliono fare qualcosa, possono confrontarsi con esperti, possono ottenere gratuitamente un percorso di costruzione di, anche qui, di capacity building e di accompagnamento specifico su quelli che loro sono i loro bisogni come futuri e candidati imprenditori, che arriva fino al progetto di finanziamento su uno dei tanti strumenti o regionali o nazionali che abbiamo. Lo stiamo facendo in tre settori diversi. Il primo è la parte della salute dell'uomo e dell'ambiente. Il secondo, vedete, ci sono ancora una volta le comunità digitali, creative e inclusive, e quindi qualsiasi iniziativa nel settore turistico troverebbe ampio spazio qui. E l'ultimo è quello dedicato alla manifattura sostenibile. Le priorità non le abbiamo definite noi, erano parte del bando, però anche questo rappresenta il come facciamo delle cose. Quindi
Qui sono bandi sempre aperti, dove chi voglia con un'idea candidarsi per avere questo tipo di aiuti un po' propedeutici anche alla decisione di costruire un'impresa, di crearla e di farla finanziare, può trovare assistenza e, ripeto, tutti questi programmi prevedono un accompagnamento di tipo gratuito. Questo è molto importante, sono tutti programmi pubblici e come tali non vengono richiesti spese di nessun genere. Grazie. Spero di avervi reso un'idea concreta di quello che facciamo e per il resto poi ci sono le slide e comunque io sono a disposizione in qualunque momento. Tecnopolis ha un sito web, ci trovate facilmente, mail, numeri di telefono e tutto lì. Grazie per avermi seguito. Grazie ad Anna Maria. Io chiederò di allungarci qualche minuto in più, tanto non c'è nessun altro appuntamento dopo il nostro, dato l'interesse di quanto stiamo raccontando. Ci sono già un paio di domande che poi rivolgerò. La parola quindi a Marina Ambrosecchi. Bene, io ho ascoltato con estremo interesse l'intervento di Anna Maria perché fa piacere vedere come magari da origine diverso poi le nostre strade in qualche modo convogliano e si sviluppano su percorsi per certi versi abbastanza analogi. Allora, sintetizzando quello che viene fuori da questo confronto e che poi è un po' l'anima dei nostri programmi, dei programmi UET, io mi sento di sottolineare questi aspetti che noi perseguiamo, che sono appunto una ricerca nei nostri programmi di studio, soprattutto per quanto attiene i master e il nostro MBA in lingua inglese, sono appunto tematiche che attengono alla sostenibilità, l'innovazione e la competitività. In altri termini, il nostro ruolo, la nostra ricerca è proprio rivolta a questi ambiti, nel senso che innanzitutto, come si diceva poc'anzi, la parte dell'educazione, del training, ormai è strettamente e profondamente connessa con la tecnologia e con la digitalizzazione, perché la digitalizzazione diventa un elemento importante nella creazione non solo dello smart tourism, ma nella forma del territorio, poiché a questo punto dobbiamo anche introdurre questo concetto, che è il concetto del territorio, che diventa sempre più connesso con la fruibilità da parte dell'utente finale, delle attrattive del territorio medesimo, poiché in realtà il lavoro della struttura formativa, che sia UET come in questo caso, che sia Tecnopolis, l'università in genere, è quella di sottolineare l'importanza degli attrattori territoriali nella creazione poi di un brand che faccia sì che sia la connotazione poi della futura esperienza del viaggiatore. Ecco, questo è molto importante perché noi proprio in quest'ultimo periodo assistiamo a questo spostamento delle dinamiche anche psicologiche del viaggiatore, del turista. Perché? Perché in realtà assistiamo sempre di più ad un focalizzarsi verso ciò che risponde ad un bisogno, che è quello di acquisire e di interiorizzare un'esperienza nel corso del confronto con il territorio oggetto del viaggio. Ma per far questo occorre creare una rete che sia esaustiva da tutti i punti di vista, in primis dal punto di vista del soddisfacimento del bisogno esperienziale, e ovviamente il bisogno esperienziale deve essere a monte creato con il sistema collegato di attrattori. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché oggi, soprattutto oggi, i due aspetti che riguardano l'attrazione, la sostenibilità, l'utilizzo della tecnologia e quindi il marketing della destinazione stessa sono degli elementi che devono essere attenzionati e sviluppati in modo coeso ed in modo sinergico. I nostri percorsi di formazione che hanno questo obiettivo finale sono ugualmente importanti perché i nostri percorsi hanno alla fine la previsione di un lavoro, di un project work che sia in realtà incubatore proprio di azienda.
Ed è questo l'aspetto, direi, fondamentale, perché in realtà chi frequenta un percorso deve poter essere in grado di acquisire degli elementi che facciano sì che in qualche modo gli consentano di divenire poi imprenditore, che sia imprenditore reale di un prodotto d'impresa da collocarsi in un territorio indefinito, ma oppure imprenditore di se stesso e della sua capacità di relazionarsi con una realtà in grossa evoluzione. Parliamo oggi appunto di un aspetto che è frazionato all'interno del turismo, perché appunto oggi si parla di turismo culturale, ma il turismo culturale non è una nicchia, perché all'interno del turismo culturale andiamo poi a identificare varie forme, il turismo esperienziale, il turismo per esempio religioso, il turismo enogastronomico, il turismo, adesso si parla per esempio di tourism routing, che è un turismo che prevede appunto il ritorno alle proprie radici, quindi anche qui il territorio diventa un elemento trainante importante nella creazione dell'esperienza. Questi sono tutti fenomeni evolutivi del turismo che necessitano di un grosso approfondimento e quindi io credo che questo confronto tra realtà che siano pubbliche e private è assolutamente fondamentale, perché diciamo la relazione con una realtà operativa che richiede una spendibilità sulla base di esigenze che cambiano a secondo delle variazioni della mobilità turistica, non solo a livello nazionale ma a livello proprio globale, è assolutamente importante e fondamentale. Noi stessi oggi siamo a confronto con altre realtà, come dicevo poc'anzi, operative nel globo, e comprendiamo come in realtà sempre di più queste dinamiche cominciano sempre di più ad assomigliarsi. Noi possiamo catalogare anche i turisti in relazione alla loro diciamo propensione verso determinati comparti, anche in relazione alla loro età, all'uso che fanno e come lo fanno di determinati dispositivi. Capiamo sempre di più come il prodotto turistico finale debba essere modulato a secondo del target ben preciso di riferimento, e quindi quando parliamo ad esempio di smart destinations noi dobbiamo, credo, pensarle non soltanto in relazione ad un fenomeno di incoming ma anche ad un fenomeno di outgoing, perché solo così potremo offrire un prodotto integrato che sia esaustivo di queste plurime necessità ed esigenze. Un altro aspetto importante che mi viene da pensare è che lo smart tourism, la smart destination, dà un grosso contributo alla sostenibilità. Il turismo sostenibile non è soltanto la forma di turismo che prende, come dire, a cuore quelli che sono gli equilibri del territorio medesimo, ma è molto di più. Il turismo sostenibile diventa sostenibile nel momento in cui crea delle risorse economiche che hanno una ricaduta sul territorio stesso, e quindi incentivando e migliorando gli aspetti economici della comunità cui esso fa riferimento. In questo senso il turismo rurale diventa una forma importante di oggettivazione di quelle che sono le competenze e gli aspetti relativi ad una forma di turismo che non è più soltanto una parte del turismo culturale, ma diventa molto di più. Ecco, comprendere le dinamiche all'interno di queste forme, riuscire a esplicitarne in processi formativi coerenti e conclusi è molto importante, e questo, diciamo, il ruolo che deve essere, secondo me, portato avanti dalle istituzioni formative, università o scuole universitarie come la nostra, nel dialogo che dovrebbe essere abbastanza
serrato con le istituzioni pubbliche, ma purtroppo questo non sempre avviene. Infatti, lo iato che c'è tra il pubblico e il privato diventa proprio macroscopico nel momento in cui ci manca un dialogo con diciamo, i nostri referenti politici o le nostre autorità, proprio nell'acquisizione dei termini della costruzione di un processo strategico, perché di questo noi oggi dobbiamo parlare, di processi strategici che partono dall'utilizzo di elementi innovativi legati alla digitalizzazione, poiché la digitalizzazione è foriera di sostenibilità e di sviluppo economico. Grazie Marina, abbiamo sforato, ma c'è qualche domanda e quindi io ringrazio innanzitutto le nostre due ospiti, sottolineando la sintonia che abbiamo avuto modo di riscontrare dal punto di vista dei temi affrontati e dell'operatività dei progetti e dei programmi, che vi invito poi a conoscere meglio andando sui portali delle due istituzioni. Allora, c'è una prima domanda di una giovane laureata che chiede a entrambe quali secondo voi potrebbero essere le prospettive di una neolaureata in management del turismo? E poi un'altra domanda: come sarà secondo voi il mercato nei prossimi anni? Se ci sarà una reale ripresa già a partire dal 2021, quali gli scenari possibili? E poi ce n'è una, così giro tutte, a Tecnopolis: come si fa a partecipare attivamente ai progetti di Tecnopolis, tramite bandi, a che condizioni? Chi vuol rispondere, prego. Donna Maria, se vuoi. Grazie. Allora, rispondo senza rispondere perché sono sempre molto imbarazzata quando specialmente i più giovani chiedono come loro diritto di essere indirizzati e non voglio nemmeno, perché in parte non posso, attaccare troppo il sistema della formazione istituzionale perché ne faccio parte, quindi sarebbe assurdo. Però come dire, diciamocele un paio di cose. Allora, come consiglio generale, io suggerisco, proprio in questo periodo, mai come in questo periodo, di leggere un documento molto agile, che si chiama Future of Jobs. È una ricerca che uscì, una ricerca, un documento di piano che è uscito da pochissimo, che ha delle schede, quindi potete anche soltanto leggere le due schede. Quella che riguarda il nostro paese e quella che riguarda il settore specifico del turismo. Sono quattro pagine in tutto, piene di grafici, ma dove soprattutto si mette in evidenza quelle che sono le nuove esigenze di questi mestieri, tra virgolette. Allora, in sintesi sono le cose che sia io che Marina abbiamo detto, cioè l'incrocio con le tecnologie sicuramente serve, oggi dove andate senza tecnologie. L'inglese stesso, mi avete visto usare slide in inglese non perché volessi far sfoggio, non lo conosco nemmeno benissimo, ma perché oggi considero una fatica inutile fare slide in italiano, visto che la maggior parte delle volte le dovrò usare in inglese e allora le faccio solo in inglese, poi le dico, le recito anche in italiano. E quindi questo discorso, più tutta quella serie delle capacità trasversali, che sono quelle di gestire conflitti, di governare un gruppo di lavoro, di tirare fuori dalle persone il meglio, quelle di, per esempio, saper comunicare quello che si fa. Io mi chiedo, ma come si fa nel mondo del turismo a non sapere comunicare o a non saper utilizzare gli strumenti che oggi sono alla base? E sono alla base sia della preparazione del viaggio, quindi posso anche non partire proprio, però preparo, studio, sogno, vedo le destinazioni dove vorrei andare, raccolgo informazioni. E allora se sto dall'altra parte, se sono quello che offre, devo essere capace di farmi strada in questa offerta che ovviamente è enorme. E non posso restare indietro perché altrimenti la mia di offerta non verrà mai a galla. Quindi il governo di questi strumenti è una cosa veramente, sì, grazie, grazie Ettore,
e ovviamente vedete è una cosa recente perché è ottobre 2020 e del World Economic Forum, non sono io che lo dico, non sono io che parlo, e vedrete che anche è curioso, perché io ne ho lette non ancora tutto, ma ne ho lette buona parte, è curioso vedere come possiamo dare, scusate, gli stessi consigli anche a un medico, anche a un laureato in biologia, piuttosto che in lettere moderne. Non sono molto diverse le cose che vengono indicate come caratteristiche del lavoratore di domani. Quindi il futuro dei lavori è una cosa fondamentale. Vedrete anche, ed è molto interessante, tutti quelli che sono ritenuti i lavori che scompariranno del tutto. E qui ormai, diciamo che ormai la polemica sul fatto che la tecnologia uccide i posti di lavoro, insomma, è superata già da quando io ero giovane, quindi immaginarsi adesso, la tecnologia sostituisce posti di lavoro con altri posti di lavoro di natura diversa. Allora è chiaro che se io rimango attaccata a fare l'elettricista come si faceva una volta, non funziona e non potrà mai funzionare. Ecco, io spero in parte di aver da una parte risposto, voglio essere molto incoraggiante perché tutto questo si può, ci sono un sacco di occasioni, un sacco di posti dove questo è possibile. Ecco, se invece pensate che troverete tutto in un posto ben organizzato, come un percorso di studio che comincio dall'anno 1, finisco all'anno 5, mi prendo la laurea, ecco, non è così. Purtroppo non è così. Quindi la formazione è in realtà un processo continuo, anche questo non lo dico io, è un processo continuo di aggiunta di competenze che continuiamo a conquistare giorno dopo giorno, che andiamo a prendere da tanti posti diversi. Io qualche volta dico che noi siamo le guide di questi esploratori che sono in grado di dare suggerimenti, indirizzi, spiegare delle cose se c'è bisogno di spiegarle, però è la persona che cresce con un percorso che, ecco, in questo senso il report di pensare che cosa si vuole diventare può essere molto utile. Anna Maria, su come partecipare attivamente ai progetti di Tecnopolis, sì. Così veloce, così poi sì. Passo la niente, parola. I progetti sono pubblici, quindi sono soggetti a bandi. Seguire il nostro sito, in particolare sulla sezione bandi, la sezione trasparenza, bandi e avvisi, tutto passa di là per forza, per legge, quindi non ci sono scorciatoie da prendere. Basta seguire il sito. Tra l'altro sul sito diamo anche informazione su eventi che non organizziamo noi, che fanno sempre parte di un modo per imparare cose nuove, per entrare in collegamento con nuove realtà. Grazie. Grazie a te Marina, le risposte ad sì, Anna Cagliarazzo. Io rispondo a quella parte che diceva, ma il turismo si riprende quando si riprende. Allora, secondo l'ultimo rapporto della World Tourism Organization è prevista una ripresa lenta da metà del 2021 e si auspica che nel 2022 si possa ritornare, non dico esattamente a come eravamo due anni fa, un anno fa, ma a buoni livelli. Per quanto riguarda le speranze da porre nel turismo come, diciamo, possibilità poi occupazionale concreta, vorrei ricordare questo. Nel 2009 l'Italia era al 18° posto nella lista dei paesi più visitati, ovviamente dal punto di vista turistico. Oggi, l'Italia, anzi un anno fa, nel 2019, l'Italia era al 7° posto. Allora mi chiedo, cosa è successo tra il 2009 e il 2019? Quali sono stati gli elementi migliorativi che hanno fatto sì per cui l'Italia abbia potuto avanzare verso l'alto in questa qualifica? Sicuramente gli elementi migliorativi attengono a settori che hanno visto una maggiore attenzione in ambiti definiti, con una maggiore, diciamo, percezione di volta al soddisfacimento dei bisogni dei turisti. E da qui sarebbe interessante ovviamente analizzare quelle che sono state le nuove figure o le figure professionali che hanno risposto a questi bisogni. Sicuramente
E sono assolutamente d'accordo con Anna Maria, bisogna cambiare la mentalità. Il turismo deve essere visto più come un continuo investimento, una continua sollecitazione verso aspetti creativi che facciano sì che ogni soggetto comprenda che tutto può diventare oggetto di forma di turismo. Un esempio potrebbe essere Dubai, che si è inventato dalla sabbia degli aspetti che oggi catalizzano milioni di turisti, inventandosi il festival dello shopping, inventandosi di tutto e di più. In realtà noi come Italia, che rappresentiamo lo 0,2% sul globo della occupazione territoriale, siamo oggi al settimo posto nella scala, come dicevo, dei paesi più visitati. Ebbene, noi oggi abbiamo all'interno tutte le forme di turismo possibili e immaginabili che fanno sì che possano essere oggetto da parte del singolo di analisi approfondite che portino poi alla creazione di prodotti turistici. In questo momento, ad esempio, e concludo, noi stiamo lavorando alla creazione di una via dell'olio in Sicilia, così come esiste la via della seta, le strade del vino, eccetera. Esiste una via dell'olio come fil rouge, come attrattore territoriale che possa poi produrre movimento anche in ambito turistico. Questa è solo un'idea del tutto. Bene, siamo andati un po' oltre, ma penso che ne sia valsa la pena. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito oggi, rinnovo l'auspicio di tenersi in contatto, di fare rete con queste due istituzioni di prestigio italiane, quindi ringrazio Marina Ambrosecchi, presidente di UET, Anna Maria Nicchiarico di Tecnopolis, e quindi una buona serata a tutti. Ricordo i programmi del progetto Artes, che ha come obiettivo quello di lavorare sull'innovazione in Italia, ovviamente a partire dallo sviluppo del turismo esperienziale di tipo professionale. Buona serata e arrivederci. Grazie, grazie. Buonasera, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie.